Ciao a tutti, io sono Grizzly. È passato un sacco di tempo da quel 19 febbraio 2014 quando ho deciso di provare a raccontare le cose dal sedile della mia auto. Così tanto tempo che mi avvicino sempre di più alla centesima puntata di Diario di Viaggio on the Road, addirittura. Ed è passato tanto tempo anche da quando ho pensato di mettermi in gioco, raccontando la mia vita da tecnico informatico per intrattenervi, per divertirvi, per portare fuori dalla soffitta i miei punti quasi dimenticati su quanto può essere difficile o divertente fare il tecnico informatico in un mondo che vive sempre più sulla tecnologia, ma che la capisce sempre di meno. Dopo tutto questo tempo, pensavo che forse avrei perso la voglia di fare video, di continuare a curare il canale. E in fondo, in questi 2 anni, pur crescendo molto più di quanto avessi mai potuto immaginare, resto comunque un produttore di contenuti di nicchia, con numeri veramente bassi. Mi fa piacere vedere chi è intorno a me che sta crescendo, mi fa piacere sapere che c'è chi migliora ogni giorno, mi fa piacere pensare che anche io, nel mio piccolo, sto migliorando ogni giorno. E ho intenzione di migliorare ancora, perché questo per me è un hobby, ma mi sta facendo anche ritornare una passione che sinceramente credevo di aver perso nel tempo. Facendo un lavoro che a tratti può essere divertente e simpatico, ma a tratti sa anche essere noioso e ripetitivo. In questi 2 anni è cambiata la mia opinione su YouTube Italia, perché ho conosciuto tanti creatori di contenuti, tanti creativi, ed ho quindi scoperto che esiste quella piccola nicchia di persone che in una piattaforma piena di gameplay, challenge e video tag ripetitivi e stupidini, invece cerca di portare la propria passione, i propri interessi, gli argomenti che conosce meglio o dei video tag seri ed importanti, come formazione 7x7 o anche stop cyberbullismo. Ho avuto quello che considero l'onore di entrare nel gruppo Facebook YouTube Entertainment e di conoscere tanti YouTuber che, come me, coltivano una passione. Io voglio continuare a coltivare questa mia passione e per questo Vita da Tecnico per un pochino si fermerà. Quello che non si ferma invece è il canale. Diario di Viaggio on the Road continuerà ogni domenica mattina, introducendo anche qualche novità già da gennaio. Assieme a Marco e Andrea stiamo cominciando un nuovo progetto a cui stiamo già lavorando e che vi presenterò sicuramente entro marzo. Un progetto che in qualche modo unirà la mia passione per il videomaking con la mia attività di volontario di soccorso e protezione civile. E anche se in futuro i numeri del mio canale dovessero rimanere piccoli, comunque sto facendo quello che mi piace, quello che mi diverte. So che quell'iscritto in più, quel commento in più, quella persona in più è comunque qualcuno che sto intrattenendo, che sto divertendo, a cui sto rubando qualche minuto del suo tempo per farlo sorridere, farlo pensare, magari farlo commuovere, ma mettendoci tutta la mia passione. Per cui, ancora e come sempre, io vi dico grazie. Grazie a tutti voi che trovate il tempo di guardare i miei video, che trovate la spinta a iscrivervi al mio canale e addirittura a condividere i miei video. E a tutti voi che avete scoperto da poco il mio canale, dico, non esitate a iscrivervi. Potrete scoprire contenuti sempre nuovi, curati e fatti con passione e naturalmente assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Ragazzi, prima di concludere, voglio augurare a tutti voi di passare delle buone feste. I miei contenuti non mancheranno e anzi, ho in serbo ancora qualche piccolo video proprio per festeggiare un po' assieme a voi. Di nuovo, grazie. Ricordatevi di fare pollice in alto e di condividere questo video con gli amici se l'avete trovato simpatico. Ricordatevi che potete condividere questo video anche su WhatsApp o su Telegram e che peraltro potete iscrivervi al mio canale Telegram per ricevere notizie e curiosità sul mio canale ed i miei video. Inoltre, potete anche seguirmi su Twitter, che è il social su cui sono più attivo e su cui condivido il mio feed YouTube. Segnalo i video che mi sono piaciuti e gli YouTuber che ho trovato interessanti. Trovate tutti i riferimenti sul doobly-doo. Io sono Grizzly, ciao a tutti e ci vediamo su questo canale! E devo dire che il teleprompter funziona.